Un saluto a tutti, un saluto agli amici di Topland, un saluto dagli amici del canale Fuori Rosa TV. Oggi un saluto particolare anche agli amici del canale TV BB Channel. Questo video andrà anche su quel canale, quindi un saluto a tutti e un augurio di un buon pomeriggio. Dunque, Juventus batte il Sassuolo a Reggio Emilia 3-1, la tripletta di Dybala. Tribala, come ho titolato nel mio canale. Un Dybala mostruoso, un Dybala stratosferico che segna, sembra, in ogni posizione e in ogni modo. Quando Dybala in queste partite ti dà la sensazione di un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Peccato per il gol subito, ma credo che dopo che hai segnato il 2-0 un minimo di calo ci possa essere psicologico e l'abbiamo pagato. Ovviamente c'è sempre da imparare dai propri errori e quindi credo assolutamente che sono cose con cui si può sopperire col tempo lavorando. Ho visto una bella Juve, una prima mezz'ora devastante, il Sassuolo non ci ha letteralmente capito proprio nulla. L'unica nota da su cui lavorare è anche Higuaín. Il ragazzo non si discute mai di Higuaín come qualità e come tipo di giocatore, ma si discute forse la poca tranquillità del momento che lo porta a cercare delle giocate difficili e intestardirsi su delle cose che obiettivamente lasciano il tempo che trovano. Per il resto, devo dire, una grande Juve, grande prova. Non mi tranquillizza mai Lichtsteiner, ma questa è una cosa un po' perso anche personale a questo punto, perché probabilmente sono io, dico sempre, no, per tutti quelli che attaccavano De Sciglio, ma o Sturaro terzino, non credo che Lichtsteiner sia una garanzia in più, però. Va bene, ha giocato secondo me molto bene Alexandro, che era uno dei punti interrogativi delle passate partite perché sembrava fuori da tutto e invece oggi ha fatto una gran partita. E niente, poi alla fine continuo a vedere un grandissimo Pjanic strepitoso e un Matuidi che non perde mai un pallone. Devo dire, è una bella Juve, e ripeto, a parte quel tratto dove ha preso poi alla fine il gol del 2-1, ma solo fare i complimenti ai ragazzi per oggi, una buona reazione, un'ottima reazione dopo la debacle di Barcellona. A me non mi resta che salutarvi, mandare un grosso abbraccio a tutti voi che mi avete seguito e darvi l'appuntamento con i prossimi video. Ciao!